Cari amici, siamo in Valganna. Adesso andiamo verso il villaggio minerario. Sempre Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura. Benissimo, ci stiamo organizzando. Si organizza. State con noi, state perché con sarà noi. Una magnifica giornata. Ok. Andiamo, Mauri. Andiamo. Aspetta, una bella camminata. Oggi siamo in Valganna, la bellissima Valganna a nord di Varese ci accoglie, Mauri, per questo bellissimo viaggio andremo alla scoperta del villaggio minerario della Valvassera, Valganna, e andremo alla rimessa dei tram che portavano da Varese fino a Luino. Bene. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura. Cari amici, siamo al torrente Castellera, siamo in Valganna e stiamo facendo questa bellissima gita in Valganna. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura. Com'è Mauri? Molto bello come posto questo, molto E qua più. Appena dietro casa mia. No, no, è bellissimo, un posto a pochi passi da casa tua, quasi sì. Di vacanza, devo dire. Sì, e quindi sta sì, perché uno sta qui, fa il video, si contenta, passa una giornata anche al sole, sì. E il bello, poi io sono un tipo natura, contemplativo. Sono un tipo contemplativo, quindi contemplare c'è mi piace fare le cose con estrema calma. Quindi vieni qua, qua se no, contemplare ma... ne hai, dai, non c'è benissimo, quindi siamo al bellissimo torrente Castellera e faremo una fantastica giornata. Allora, due posti intanto da visitare, poi ne visiteremo altri. Il villaggio minerario, benissimo Mauro. Bello. Si cavava il piombo. Il materiale, il piombo dalle rocce, perché questo poi tra l'altro è il come si chiama il ecco no e questo è il porfido rosso. Ah, porfido rosso, questo è il porfido rosso, nel porfido rosso si trovava il piombo e si cavava il piombo dal porfido rosso. Quindi come vedete questo torrente Castellera, vedete, io vi faccio vedere il porfido rosso e questa roccia rossa. Da questa roccia rossa tutto rosso. Ci sono delle parti nere, queste parti nere si cavavano ed era il piombo, si traeva il piombo dal porfido rosso. E questo, quindi il torrente Castellera, la Val Castellera, in Valganna, e iniziamo adesso subito, vedremo le costruzioni, siamo al torrente, vediamo le costruzioni del villaggio minerario dove c'erano i minatori che estraevano il piombo qua in Val Castellera, che è in Valganna. Benissimo, cari amici, bene. Perfetto.
Fantastica giornata, giornata di sole speciale. Speciale, proprio il sole speciale, fantastica. Bene. Okay. Le costruzioni del villaggio minerario. Okay. Quindi Valganna e adesso bellissimo villaggio minerario. Lo sprint è quello della conoscenza, del far vedere le cose belle. Infatti, Mauri, sì. Come... Devo dire che veramente c'è una cosa nuova e poi tra l'altro nessuno aveva mai fatto vedere questi insediamenti. Quindi non far vedere il luogo dove si cavava, ma dove si viveva. Si viveva dopo aver finito di lavorare, si riposava e tutto quanto. Sì, si mangiava, si dormiva, sì, benissimo. E qua in Valganna, un bellissimo posto. Bene Mauro, dai, continuiamo. Perfetto. Dobbiamo far vedere proprio le costruzioni del villaggio minerario della Valganna. Miniera della Valvassa, Valganna. Naturalmente su YouTube troverete tanti video della miniera della Valvassa, però appunto mancherà quelli relativi al villaggio minerario. Benissimo, lo facciamo noi. Gennaro Gelmini, youtuber Mauro. Bene. Facciamo vedere il villaggio minerario. Andiamo nel sentiero che ci porta al villaggio minerario. La mineralogia. Il villaggio minerario, quindi, avevamo i dormitori dei minatori, avevamo anche praticamente la mensa dei minatori e avevamo qui anche dove potevano tutti gli alloggi, dove poter anche avere una, che avevano anche una funzione ricreativa per i muratori. I muratori lavoravano 6 mesi all'anno, dalla primavera dopo Pasqua fino a ottobre, perché poi a novembre staccavano. E a novembre non si lavorava più, non si cavava più in miniera. Questo, Mauri, fa vedere tutte le costruzioni, che bello! Il villaggio minerario, che ancora nessuno gli ha fatto vedere. Perché sì, erano venuti anni fa dei giornalisti del Corriere della Sera, hanno fatto 2 foto, ne hanno parlato, noi invece siamo i primi urbex che ve lo mostriamo proprio. Sono praticamente costruzioni di muratura, però non sono di cemento armato. No, murature. No. Quindi, essendo muratura, chiaramente in parte sono crollate. Sì. E essendo poi che le travi di sostegno erano di legno, è crollata anche la parte che sosteneva il tutto. Qua per esempio abbiamo un sostegno in legno, qua tira ancora, però è crollato un po' tutto. E qua insomma lavabili, così, dove si lavavano, così. E possiamo però vedere delle zone dove c'erano questi androni, queste stanze. Vedete qua una finestra. Sì, infatti. Ebbene, Mauri, si continua. Sì, si continua, infatti. E andiamo anche all'altra parte, allora. Cerchiamo di... chiaramente certe zone sono crollate, e però ne valeva la pena far vedere questo villaggio minerario, valeva la pena. Ebbene, quindi, vedete... Lì, ecco, poi possiamo anche, qua c'è anche un sentierino che ci porta in vari androni, in tutto il caseggiato. Vedete qua, è resistita ancora la parte alta tiene ancora, e si possono vedere anche varie altre stanze. Per quanto naturalmente ne rimane, però bisognava dare comunque
lustro a questo luogo. Bisognava farne un rendiconto storico di questo luogo, no? Intendo bene, cari amici. Questa è una vecchia porta, ancora resistito qua sotto e tiene ancora. E questa sono la parte dei caseggiati. Vedete che era di legno le assi, per questo è crollato tutto. Comunque è epoca recente, perché vedete che le murature, ecco qua adesso si vede bene, le murature sono di mattoni forati. Forati, sì, sì. Ecco, certo, Mauri. Sono di forati. Infatti, quindi è recente, no, Mauri, per essere recente, mattone, sì, forato. Il forato, sì. Sì. Bene, si continua, cari amici. Di là io faccio un tentativo. Faccio anche qua, cari amici, vari androni, vedete? Un po' nella vegetazione. Bene, Mauri, andiamo. Continua nella foresta, chiaramente. Sì, la, sì, foresta è la Val Ganna. Io, naturalmente, come il buon Mauri mi ha insegnato, oltre ad avere un assetto bello dei video, bisogna anche dare quel senso di praticità nel dire adesso stiamo facendo. Deve essere una cosa proprio palpabile a chi ci segue. Bello così, è vero, Mauri? Fa vedere lì i mattoni forati fantastici. Tutti i mattoni forati, tutta la parte. Benissimo. E si continua. E facciamo vedere ancora una parte. Poi cercheremo anche di addentrarci, vediamo cosa riusciamo a fare. Però il punto, allora, è naturale, se noi andavamo per esempio in una fabbrica, trovavamo più roba, perché la fabbrica è di cemento armato e tiene per tanti anni. Qui si tratta di muri, muratura normalissima, con le travi di legno. Ovviamente è crollato tutto, però il rendiconto storico prova a farlo, ed è il villaggio minerario, non è una cosa che capita tutti i giorni, è qualcosa troppo bello, bisogna dare un contributo alla storia a far vedere queste cose. Quindi ciò che rimane non è un record di architettura, però è storico, ha carattere prettamente storico. Ci voleva. Dai, Mauri, l'ultimo sforzo di qua. Dai, ce la facciamo, Sì. Com'è, un po' un groviglio, ma... È un po' un groviglione, ma comunque ce la facciamo, dai, ce la facciamo su. Ah, c'è anche di là. Ma è tutto un groviglio. Sì. Proviamo ad andare nell'ultima parte. Sì, lo chiamo. Perché la... io cerco di addentrarci. Sì. Ho i spi... Però è quel che... Vai avanti, che dopo arrivo. Ce la fai, Mauri? Sì, no, l'importante è che, tranquillo, ce la faccio, che... Macaela. Macaela. No, ecco. Ecco, cari amici, tutta la parte del pertugio e anche di sotto alcune parti. Che roba, c'è anche gli alberi su in alto. Gli alberi su in alto lì, va. Adesso faremo vedere un po'. Quindi, cari amici, oggi è il 14 di giugno 2018 e siamo in questo bellissimo posto che è il villaggio minerario. Adesso proprio dentro, per quanto ne rimane, lo stiamo facendo vedere, noi naturalmente ci guardiamo un po' attorno, perché veramente... Ci sono mattoni in bilico, già sta attenti. Ci sono mattoni in bilico. Prima che crollano, e noi non abbiamo caschette. Ma fa niente, perché Mauri, allora, qui ci sono delle forti piogge. Io penso, quando crolla, più che altro crolla quando c'è brutto tempo. Sì, una giornata fantastica così, mica deve crollare proprio adesso tutto. Beh, ci mancherebbe anche. E quindi bellissimo, siamo...
questo villaggio minerario ci ha preso comunque, c'è per quello che rimane, però ci ha preso tantissimo. No, molto bello. Benissimo. Mauri, allora, non so, prendo io la videocamera e faccio vedere un po'. Sì, una panoramica del posto. Sì, sì. E quindi, cari amici, questa zona mezza diroccata di una stanza, vedete ancora tutti i mattoni, e sopra gli alberi che ci crescono. Adesso faremo vedere tutto, cari amici. Qua è una zona crollata di sotto, qua è vecchie travi di legno. Ah, Mauri, c'è anche la, sopra è rimasta una parte del tetto. Sì, quello che rimane. Sì, quello che rimane del tetto. E infatti, benissimo, Mauro, sì. No, no, è molto suggestivo, cazzo. Sì, sì. Faccio vedere, sia un po' di qua, allora, un'altra stanza che continua, vedete, continua in vari androni, tutte prese ormai dagli alberi. E qua anche una parte sopra. Ecco, prima parlavamo delle piante che sono cresciute sopra. Le piante sono queste. Eccole qua. E questo da dove avevamo messo poi la videocamera. Benissimo, Mauri. Allora sì, cerco perché... di... sono mezzo crollato perché... da un lato. Perché questa è una vecchia porta. Come funziona la roba che... Una vecchia porta. Vedete, cari amici. E ancora addirittura dove si metteva la maniglia abbiamo. Cioè ciò che rimane dell'apertura della maniglia. E questo è un altro androne. Sempre qua al villaggio minerario della Valganna Valvassera. Il villaggio minerario qui su in alto, come vedete, sta venendo qui pezzi di mattoni. Siamo all'interno di quel che ne rimane. E cari amici, quindi la parte interna mi piace molto mostrarvela. Allora abbiamo questi locali, che sono vari locali abbastanza comunque grandi. Abbiamo dei locali dove minatori, io dico muratori perché oggigiorno sono i muratori che lavorano, in miniera pochissimi, Mauri. E beh, in effetti miniera non è una cosa più su. Quindi abbiamo locali dove i minatori dormivano, abbiamo locali dove i minatori facevano attività ricreativa, abbiamo locali magari più grandi dove i minatori avevano la mensa, dove mangiavano. Qui è dove i minatori vivevano, 6 mesi all'anno, quando si cavava in miniera, dalla primavera all'autunno. E è bellissimo, purtroppo le travi, fa vedere Mauri bene, le travi legno e le travi sono crollate. Crollando le travi è crollato parte di tutto, quindi rimangono più che altro muri. Però questo luogo, quindi Mauri fa vedere tutto quanto, così sì, mostra un po', fa vedere il bello che c'è. Il luogo era bello da mostrarvelo per un semplice motivo, appunto il fattore storico del luogo. Quindi non un luogo chissà come, ma un luogo storicamente prelibato, come potrei dire, storicamente proprio bello da farvelo mostrare. Ah, guarda Mauri, la parte di una scala. Sì, quella lì è la parte di una scala. Scala sì, è tutto crollato, superiore. Ovviamente. Però ormai è crollato tutto. È andato a... Poi, fa vedere Mauri la vecchia porta, anche. Poi adesso allora prenderò io su una panoramica sulla la vecchia porta, con addirittura appunto dove si metteva la maniglia. Mauri, è proprio sì, infatti, è tutto, un posto in mezzo rimane, alla foresta. Quello che ne rimane, ma insomma... È importante, qua addirittura abbiamo trovato un filo elettrico e qui addirittura la parte del tetto. Eccola la parte del tetto che è rimasta, La parte del tetto che è rimasta ancora intatta. Ok. Benissimo. Perfetto.
Ecco l'ultima parte del villaggio minerario. Una... La miniera. Il villaggio minerario. Ecco, una parte che resiste dei muri. Magari avete... faccio quel discorso. Quindi... Magari... Qua. Ecco, mi appendo proprio. E cari amici, quindi qua è dove si viveva la miniera. Nel senso... La miniera della Valvassera, vedete tanti video su YouTube, benissimo, bravissime persone che hanno fatto bei video professionali. Noi invece volevamo dare un assetto diverso, sempre video professionale, certo, per quanto possibile, però l'assetto umano del luogo, qual è? Che non solo dove si cavava nella miniera, ma i minatori dove vivevano, cosa facevano? Allora, ok, i minatori vivevano per 6 mesi qua, poi tornavano a casa loro 6 mesi all'anno. E si lavorava così, erano più che altro anche persone di campagna che 6 mesi sistemavano un po' in fattoria, poi lasciavano le cose ai parenti, così, alla famiglia, e loro venivano in miniera. E qua è dove i minatori lavoravano. Cioè, lavoravano, vivevano, ecco. Quindi lavoravano in miniera e vivevano qua. Lavoravano nel senso qui, vivere e lavorare, per questo mi confondo tra le parole vivere e lavorare. Facciamo breve. Quindi, qua è la parte dove vivevano. Qua è la parte dove dormivano, dove mangiavano, la mensa, e dove svolgevano l'attività ricreativa nei giorni. Benissimo, fantastico. E ci è piaciuto dare questo assetto. Adesso, dopo qua, vedremo un po' qualche panoramica, faremo e tenteremo di andare alla rimessa, ex rimessa dei tram della Varese Luino. Siamo in Valganna e c'è la rimessa dei tram che adesso non passano più, nel secolo scorso passavano. Benissimo, Mauri. Io cerco di scendere da... Sì, attenzione, orto. Bene, dai. Mauri, bella descrizione. Sì, bella descrizione, dai. Adesso ci avviamo pian piano. Miniera della Valvassera, miniera di piombo. Ci avviamo pian piano. Benissimo. Verso qui, è quello che rimane, ma comunque dall'idea, né? Sì, io tento un po' di panoramica adesso. Sì, allora panoramica... stacco e tento un po' di panoramica. Ok. Un muro di mattoni vuoti, quindi recenti. La finestra e le parti interne alla struttura, per quanto ancora ne rimane. Qua anche parti in ferro che tenevano le assi in legno, essendoci le assi in legno poi non ha tenuto col tempo. Il fiume Ganna. Sono qua in Val Ganna, felici di poter fare una giornata immersi nella natura. Fiume Ganna? Mauri, dovrebbe essere fatto, il fiume Ganna. Sì, dovrebbe sì. Essere il fiume Ganna. Ho molto fatto bello, molto suggestivo. Dei riflessi azzurri che ho fatto sì, vedere prima. Molto bello. Fantastico. Sì, dei riflessi azzurri fantastici. Bello. Bellissimo. Bellissimo. E cari amici, un bellissimo tappeto di erba strega. La chiamano erba strega. Qui naturalmente al bosco della Valganna.
da questi bellissimi fiori di rosa canina. Iniziamo l'urbex al deposito dei tram, come avevamo detto. Bene Mauri, youtuber Mauri, molto freddo, capitano Barbadura, qua molto fa freddo, fa freddissimo, per questo prende un po' la gola, fa un po' freddo, è inverno, cioè, inverno sì. Pieno. Praticamente qua abbiamo, potremmo dire, una quindicina di gradi in meno, Mauro, magari. Sì, sì. Forse anche, 15 gradi in meno sicuramente sì. Sì. Quindi in effetti avremmo dovuto mettere la giacca. Sì, per venire qua dentro saremmo dovuti mettere la giacca. Qui sistemavano i tram, quindi li chiudevano, li facevano scendere in queste aperture sotterranee dove magari dovevano sistemarli da sotto o sopra così . E li facevano scendere in questi androni. Quindi abbiamo delle grandi porte in legno, fai vedere Mauro queste porte così incredibili, alla rimessa dei tram in Valgana. Sì, queste erano le porte per che chiudevano. È veramente mastodontico il porto. E adesso visitiamo anche dentro. Dentro abbiamo qui tre androni, tre stanze enormi, dove poi venivano alloggiate tutto ciò che serviva, motori, cose varie che potevano servire per sistemare i tram. E qui si sistemavano i tram proprio rotti da sistemare, ciò che serviva, anche a rimodernarli, tutto quanto. Qui abbiamo quindi queste finestre. E poi allora Mauro cerco di dare un po' di luce e cerco di far vedere i luoghi interni di questi androni. Qua abbiamo una colonna e qui abbiamo delle altre aperture di questo rimessaggio dei tram, rimessa dei tram, proprio in Valganna. Sì, il rimessaggio tram, Mauri. E qui, bene. Poi qua avevamo la vecchia sedia impagliata. E qui, Mauri, allora facciamo vedere. Sopra, su questo tavolino sono cresciuti i funghi, Mauro. No, perché l'umidità. Incredibile. Per l'umidità. Sono per l'umidità. E praticamente questo è un tavolino per la manodopera. Fa vedere. Allora, un tavolino per la manodopera. Su cui addirittura appunto sono cresciuti proprio, non è che qualcuno, io ho detto, ma qualcuno ha dimenticato dei funghi che avevo raccolto in montagna? No, invece proprio qua, e questo era un tavolino con gli attrezzi, evidentemente. Mauri, fammi una bella panoramica così, il lavoro, wow, mettete un like, iscrivetevi, perché qua prendiamo il lavoro. Benissimo. Prendiamo il lavoro perché facciamo vedere i luoghi del lavoro come erano, e se vediamo come erano possiamo sognare come saranno. Ed è bellissimo perché i sogni poi quando si possono trasformare in realtà è bellissimo, no? Guarda che comincia a scaricarti un po' la batteria. Come sì, ma ce n'è altra di batteria. Qui c'è una vecchia scala per salire sul tram. Un posto, un'impalcatura. Questa era un'impalcatura
per sistemare i tram, un'impalcatura a gradini per sistemare i tram. Mauri? Sì, infatti. Anche qua la parte laterale si nota benissimo. Sì, si benissimo. Sì. E poi c'è l'androne di là. L'androne, un altro locale, questo è il terzo locale, anche questo un pochino buio, rischiarato da una finestra con le grate. E anche qua, poi troviamo, cerco di illuminare, però abbiamo centrale una colonna rettangolare, quasi quadrata. Quindi locali ben sostenuti, Cerco, vedete che sopra si vede? C'è il cemento. Locali ben sostenuti, locali sostenuti perché comunque ci sono queste colonne in cemento, ci sono queste colonne centrali, quindi locali ben sostenuti. Ebbene, Mauri fa le foto. Bene, ci diamo veramente da fare. Queste le grandi porte da cui entravano anche tram. Vedete, porte enormi, veramente. Quanto saranno alte, Mauri? 5 metri? No, di più. 6 metri, perché almeno 6 metri l'altezza di queste porte. E questa è la parte dove siamo scesi. Mauri, allora do la presentazione di continuo. Sì. Faccio una presentazione. Volevo provare a entrare dove i meccanici... Fa vedere poi anche tutto, Mauri, quel buco. Dal buco di qua, dove entravano i meccanici... per sistemare poi con tutto i tram, dove entravano i meccanici per sistemare i tram. Voglio andarci a provare. Uh-huh. Allora mi metto, abbiate pazienza, sì, ma non penso di trovare buchi. Vado in avanscoperta in questo punto. Sì. Vado in avanscoperta, cari amici. Qua è sotto il tram, qui c'erano dei vari androni, da dove? Io devo stare attento che non ci siano buchi. Mauri, si può entrare qua, ci sono vari androni, i locali dove si sistemavano i tram. Vedete che ci sono vari androni dove evidentemente tenevano l'occorrente. E qua evidentemente una volta c'erano delle aperture. Io penso proprio di sì, perché vedete che poi qua il cemento armato invece, quindi è più moderno. Sopra c'erano delle aperture, quindi in realtà all'inizio c'erano delle aperture da cui andavano a sistemare i tram sopra. La parte di sotto del tram all'occorrenza, quando serviva. E abbiamo vari androni, solo che pian piano c'è sempre più acqua, è allagato il locale. Però è incredibile farvelo vedere. Qua a un certo punto si potrebbe anche dire che si rischia, perché si va nell'ignoto, però occorreva pur farvi vedere, mostrarvi questi luoghi. Vedete, lì c'è una finestra, abbiamo ancora questo locale con l'acqua ormai che ci prende le scarpe, e si va a questa finestrella, ciò che rimane, e altri androni. Evidentemente qua invece all'inizio, ai tempi, io ci scommetterei, c'erano delle aperture di sopra che davano assolutamente sopra per andare a sistemare i tram, la parte bassa del tram. Ed ecco, e questi sono appunto, questi, in queste aperture laterali tenevano evidentemente l'oggettistica
le cose, i motori, le cose che servivano. E Mauro, ci sono riuscito benissimo, è stato un bel viaggio nell'ignoto. Qua una finestra, che ne pensi, un bel viaggio nell'ignoto fatto. Attento lì, attento qua. Tieni, attento che... Cari amici, ne valeva la pena, siamo andati a vedere anche gli androni dove da sotto sistemavano le tram. Andiamo nella parte poi, dall'altra parte a vedere, eh? C'è ancora da scoprire, cari amici, adesso. E qua si potrebbe dire per vedere le stelle. Bene. E guardate, c'erano vari androni. Qua ai tempi volevano ristrutturare, vedete? E c'erano vari androni. Anche lì. Qui volevano ristrutturare il tempo. E qua c'è tutta la passeggiata. È un bel ragno. Cari amici, troppo bello. Siamo alla rimessa del tram in Valganna tra Varese e Luino. Fa un po' freddo, quindi ci prende un po' la gola, ma va benissimo, perché noi siamo i primi urbex che abbiamo fatto. Il villaggio minerario, dove dormivano, alloggiavano minatori della miniera Valvastra, Valganna, e la rimessa del tram della Valganna, dove c'era la tramvia nel secolo scorso tra Varese e Luino. Questo perché l'abbiamo fatto, Mauri? Per i 1300 iscritti. Allora, bellissimo, il canale di youtuber Mauri, Capitano Barbadura, 1300 iscritti. Grazie a tutti quanti. Grazie a quanti. Tutti quanti che ci seguite, veramente abbiamo fatto questo. Fantastico. Perché è una cosa fuori. Vieni qua, Mauri, così ci vediamo bene. E non solo, ok, io ho superato 300 iscritti, guarda caso, mi guardano ancora di più, quando supero i 300 iscritti, a volte come sa, salta la fascia e mi vedono ancora di più. Ci voleva questo urbex addirittura, sia il villaggio minerario e sia la rimessa del tram, siamo i primi urbex a venire, in assoluto. Quindi finalmente un Valganna, che è la valle di dietro a casa mia, perché abito a Varese, in Val Valganna, finalmente la valle dietro casa mia l'abbiamo fatta. Sì, e queste sono le porte, le grandi porte, fa un grande freddo, il 14 giugno 2018, ma siccome siamo nella spelonca sotto, avete visto, cari amici, fa un freddo pazzesco, è incredibile, fa freddo veramente. Ci sono... Se fuori ci sono 24 gradi, che è tornata ieri, ho piovuto, e siamo in maniche qua fuori, ci saranno 10 gradi. 10 gradi? Sì, no? Sì, infatti. Massimo 10 gradi. Non speriamo che non... Queste sono le grandiose, bellissime, fantastiche porte dove entravano i tram quando dovevano sistemarli, le facevano entrare da queste sontuose porte. E noi da queste sontuose porte diamo atto, qua Mauro, così ce lo do, gli diamo atto di ciò che abbiamo fatto. Ok. E queste sono tue supporti. Ecco, gli diamo atto. Sempre noi vediamo le inquadrature migliori. E penso che io, perfezionista come sono, penso che un'inquadratura a queste porte sia stata una bella inquadratura, cari amici, a queste porte dove entravano i tram. E ora andiamo a quell'altra area, sempre della rimessa dei tram, che ci aspetta. E cari amici, qua sopra, siamo sopra la rimessa dei tram, e benissimo, gustiamocelo questo posto, benissimo. Qui però c'è da dire una piccola cosa, che praticamente dove si trovano queste bellissime arcate è la parte
soprastante dove c'era quel cunicolo sotterraneo. Qui non c'è parapetto, io mi ricordo erano gli anni 90 e un mio amico, lui venne anche qua, ma non è che si faceva urbex ai tempi, così ci facciamo una passeggiata, qui vediamo un po' che c'erano queste costruzioni, entrammo. Se non che un mio amico mise quasi il piede in fallo e stava superando con la soglia da quella parte lì, purtroppo. Vedete, cari amici, dove eravamo prima, eravamo proprio giù sotto. E questo è da dove siamo venuti prima. E questo soffitto, addirittura delle parti sopra di là. Ebbene Mauri, sì, infatti, si continua la visita, quindi la visita costata alla rimessa dei tram della Valganna. Benissimo. Sì, rimessa tram della Valganna, infatti. Bellissimo, cari amici, anzi, magari mettiamo questa qua e vediamo, sì, sì, sta benissimo. Cari amici, noi oggi abbiamo fatto due urbex nuovi, quindi Gennaro Giambini, youtuber Mauri, Capitano Barbadura, due urbex nuovi. Oggi è il 14 giugno del 2018. 2018, 1300 iscritti, youtuber Mauri, Capitano Barbadura, che merita un bel applauso, mi raccomando. E Gennaro Giulmini ormai ha superato 300 iscritti. Benissimo, cari amici che ci seguite. Quindi, quale dono migliore fare questa rimessa della Valganna dei tram, che non ha mai fatto nessun urbex, e il villaggio minerario Valganna Valvassa. Fantastico. E quindi si continua, Mauri. Benissimo, dai, prendi la videocamera e si continua a cagliare luce. Si continua perché bisogna far vedere, attenzione. Allora, questo è il rimessaggio dei tram che abbiamo visitato. Adesso dobbiamo andare dove evidentemente chi lavorava qui viveva, proprio le costruzioni dove stavano, dove gli alloggi. Magari allora prendo e faccio vedere. Vedete, cari amici, gli alloggi. Sì, questi erano proprio alloggi, si vedevano. Mostriamo anche da fuori. Qua dentro è un po' è crollato. Un po' pericolante, un po' è crollato. E rimane un po' così. Ecco, vedete? Poi abbiamo la parte esterna, La parte esterna che appare così. Vedete che bello. Gran belli archi, Mauri? Sì, fatto con gli archi, stupendi. Troppo bello da far vedere. Troppo bello, veramente. Quegli archi. Ebbene, Mauri, fammi una panoramica magari da fuori, che è troppo bello. Fammi una panoramica. Ostia. Da lì a mezzo busto con gli archi, a mezzo busto con gli archi, anche da più lontano si può. Così. Cari amici, una fantastica giornata, villaggio minerario e adesso qui alla rimessa dei tram della Valganna sulla tranvia del secolo scorso, 1900, che partiva da Varese e andava a Luino sul Lago Maggiore, era capoluogo di provincia Varese. Fa vedere un po' su, Mauri, quanto è bello, ho fatto vedere io, ma
non stanchiamoci di far vedere l'arte, non stanchiamoci di far vedere le cose più belle. Gli urbex hanno questo, che questi luoghi devono essere... bisogna dare un futuro a questi luoghi. Ecco la filosofia urbex. Per dare un luogo, un futuro a questi luoghi, bisogna visitarli. Vero Mauro? Vero, verissimo. Verissimo. Molto semplice. Ok. Benissimo. C'è ancora 4 minuti? Sì, sì. Fantastico. Allora mettiamoci sempre qua. Bene. Direi che siamo arrivati alla conclusione di questo urbex. Benissimo. Sì, sì. Cari amici, siamo alla conclusione anche stavolta di questo urbex, come il buon Mauri subito ha avuto le giuste parole da dire. Bisognava festeggiare appunto 1300 iscritti di youtuber Mauri, Capitano esatto, Barbadura esatto. E Gennaro Giolmini ha superato i 300 iscritti, comunque benissimo, benissimo. Perché allora bisogna dare un valore all'arte comunque. Sicuramente. E noi visitiamo urbex per dare un futuro a questi luoghi. Bisogna dare un futuro a questi luoghi. Quindi Mauri, un'impressione. Ma fuoco proprio. Diciamo così che non mi aspettavo mai di trovare un posto incredibile come questo. E poi che nessuno ha visitato. Non ho mai visto una rimessa del tram. Una rimessa del tram? Cioè, ho visto Farlek, ho visto ville, ho visto anche, vabbè, fattorie, però proprio una rimessa del tram mi mancava. Ci mancava una rimessa del tram, quindi benissimo cari amici, troppo bello, fantastico. Perfetto. Quindi niente, mettete un like e soprattutto mettete un like, iscrivetevi al canale, ma anche al perché è un modo di premiare l'arte, d'altronde questa è anche arte per dare appunto un futuro. Un futuro a ciò che era. Allora, se sono stati costruiti questi luoghi, non è che sono stati costruiti tanto per. Beh, in effetti, sì. Quindi bisogna dare un futuro a questi luoghi, giusto? E quindi? Allora li visitiamo per dare un futuro a questi luoghi. Per primi urbex abbiamo fatto quindi il villaggio minerario in Valganna, Valvassera, provincia di Varese, nord di Varese, e stesso luogo, stesso giorno, oggi è 14 giugno 2018, Gennaro Gelmini di Tuber Mauri, Capitano Barbadura, alla rimessa dei tram in Valganna, sulla tramvia che c'era nel secolo scorso tra Varese e Luino. Perfetto. Quindi che like, 14 giugno. 14 giugno e anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Anche questa volta? Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Alla prossima. Alla prossima.